E vabbè, distruggiamo le due cose, no? Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Batman. Nei sondaggi su Instagram vi avevo chiesto che cosa volevate che io portassi tra Crash e i Vendicatori. La maggior parte di voi ha scelto i Vendicatori, quindi oggi si farà la prima puntata dei Vendicatori. Come potete vedere, la mettiamo subito impostazioni, sottotitoli, sì, col colore, campagna, normale, e andiamo a affrontare il male contro i nostri supereroi. Anzi, il male con i nostri supereroi. Andiamo a scoprire. Lo vediamo ogni giorno di più intorno a noi. Chi ha i poteri ne abusa. Ma gli Avengers non erano così. Non ne ho mai dubitato. Penso che tutto sia accaduto per un motivo. Forse è proprio quello che stavo aspettando. Forse sono finalmente parte di qualcosa di... Allora, sono bellissime queste immagini, sono bellissime, spettacolari. Vedova Nera sembrava Batgirl, era una cosa tremenda. Adesso andiamo a vedere che cosa ci sta. Si vede il ponte, Abu, guarda! Era ora. I sedili non si inclinano. È bellissimo. Perché lo chiamano Golden Gate Bridge se non è dorato? Ci sono così tanti bambini. Scommetto che le loro storie sono incredibili. Quindi hanno costruito delle storie questi ragazzini. Serve a renderci più forti. E se la mia storia non dovesse piacergli, se non fosse adatta? Deve essere perfetta, capisci? Quando sei nata, dissero che avevi degli occhi... Ma che bel complimento, papà, grazie, ti voglio bene pure io. ...fossero la cosa più bella del mondo. Siamo tutti unici, Kamala, e tu devi esserne orgogliosa. Ti voglio bene, Abu. Io più di te. E sono sicuro che tu possa vincere. Oh, riesci a immaginartelo? E il vincitore... La miglior fanfiction di sempre è Avengers contro le lucertole malvagie delle fogne di Kamala Khan. Ma un titolo breve proprio, Kamala. La foglia esulta! Questo è lo spirito. Ma che tu vinca o tu perda... Oh, starò comunque bene, Abu. Oh, Beta, il bene non è una cosa che si è. È una cosa che si fa. Esattamente. Bellissimo. Oh, l'Avengers Tower. Ok, perfetto. Presto, Abu, andiamo. D'accordo, d'accordo, cerca di stare calma. Questa è la mia stessa faccia quando un giorno, sperando, andrò al Comic Con di San Diego. Grazie, grazie per tutte queste foto, grazie. Vi stimo, grazie. Avete preso il mio profilo voi? La foto di qua? La foto di là? Grazie, ok. Bellissima questa statua. No, non la voglio fare la foto, non mi interessa. Non dovete venire. Thor è uno spettacolo. Iron Man, c'era anche una statuetta così. Andiamo a parlare. Benvenuti all'Avengers Day. Ciao. Ciao. Posso chiedere il tuo nome? Kamala Khan. E questo è il mio papà. Yusuf. Ikan, ottimo. Provate la nostra caccia. Caccia al fumetto, ok. Ah, quindi 5 fumetti e possiamo andare nella balconata VIP, diciamo. Ah, vedi? Marconata VIP, devi far sì.
andiamo a cercare sti momenti. Sì, adesso andiamo. Prima di tutto, ok, questo, vedova nera. Impugniamo l'armetta, ma magari ci fosse pure qua. Andiamo a sparare. Colpisci i bersagli rossi, ma non quelli verdi. 50 punti per vita. Nessun problema. E abbiamo preso il primo fumetto. Davvero niente male. E questo numero ora è. Dai, ce ne mancano 4. Che bella faccia che c'è la mano. Allora, qui andiamo a vedere qua che c'è la mano. Devo trovare gli altri. Oh, Luke Smash. Andiamo a provarlo. C'è un altro fumetto sotto, ottimo. Questi qui li vendevano questi pugni, eh. Dai, secondo fumetto. Vabbè, ma è inevitabile. Riusciremo a prenderlo tutti e 5. Ok. Cosa è successo? Tutto bene? No, ho già questo numero. Mi serve quello di Captain America per completare la set. Aspetta, se trovi dei doppioni, vuoi fare cambio? Certo! Ma perché no? Vediamo dopo. Ma certo, faremo a cambio. Io sono Iron. Io sono Iron. Bellissimo. Vabbè, qui il fumetto non c'è. Vabbè, però. Freghiamogli un braccio. No, voglio un braccio, Kamala. Dammi un braccio. Pietro. Oh, brava Kamala. Ma se illumina almeno questo. Ma se si illumina, ma porca vacca. Ma che città è mai questa? Ah, scusa. Ce l'ho pure io quello. È difficile vederti. Non devi temere dinanzi a figlio di Odino. Anche se ne comprendo l'istinto. Come ti chiami? Kamala Khan. E cos'è quell'aggeggio che tieni lì? Un raggio muone ad alta tensione, il guanto di persone della Mark III, il primo amore di Tony Stark. Wow. Ma fa paura quanto è il suo proprietario. Anzi, sembra che avesse un po' di soldi. Sei simpatico. Sì, lo so. Ammira una vera arma che non necessita di migliorie. Se ci stavano tante persone lì in fila, appena lo richiamava, l'ammazzava tutte. Ha dato dritto per dritto quel martello. Brava, ha studiato Kamala. La differenza tra i giocattoli di Stark e la potenza di un dio. Sì, può darsi. Ma certo. Dovrà pure iniziare, no? Giusto? Sì, certo. Sei davvero molto saggia per essere così giovane. Bravo. Grazie. Anche tu. Kamala Khan. Mi ricorderò il tuo nome. Ok. Non posso credere di aver incontrato. Magari capitasse pure a me. Troppo figo. Fumetto. Premio. Concentrati. Oh, scudo di cappa. Vibranio, ma chi sarà stato il Vibranio? Una perla del prototipo dello scudo di Capitan America moderno. La moda degli anni 40. Questo invece è l'uniforme della seconda guerra mondiale di Cap. E questo è. Ah, lo scudo originale della seconda guerra mondiale di Capitan America. Ah, però, e sotto il fumetto non c'è. Oh, no. Ma se riusciamo a scambiarlo con lo scudo di Cap della seconda guerra mondiale.
un altro fumetto, cioè noi dovremmo trovare questo fumetto qui per poterlo scambiare col ragazzo di prima. Il concorso è solo per vedere. Ma che bulletti, ma. Perché pensi che non sia una vera fan? Anch'io ho il diritto di stare qui. Credi che gli Avengers abbiano letto la tua storiella? Ma sparisci. Che bel disgraziato questo. Può essere di Capitan America? Sì, come ti pare. Hanno abbozzato, eh? Raga, hanno abbozzato. Grandioso, hanno finito i fumetti. Sai, per quel che fai, sei stata molto coraggiosa. Eccolo Capitan America. Ah, era Capitan Marvel. Non è qui, saresti piaciuto. Scusa, tu sei Captain America. Io sono Kamala. Kamala Khan. Mi dispiace ragazzi, ma non sono tanto afferrato sulla Marvel, sono afferrato sulla DC. La tua storia, le malvagie lucertole. Avevo letto la storia nostra. Sì. 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 A Thor è piaciuto molto. Ha detto che hanno avuto un problema simile ad Asgard. Hai letto la mia storia. Tutte quante. È incredibile. Ehi, Cap, dobbiamo andare sul palco. Gnocca nera. Hai visto tu? La vedova nera. Io sì. Porca vacca. Sì, pochi minuti. Sono belli come l'hanno fatti, però preferivo con l'immagine degli attori che hanno interpretato i film degli Vendicatori. Nat, permettimi di presentarti una concorrente. Lei è Kamala Khan, esperta di lucertole malvagie del mondo. Oh, certo. La cosa che mi hai fatto fare col tombino era niente male. Oh, rispetto. Batti il pugno. Nulla rispetto al tuo scontro con Madame Hydra. Quello era forte. Cioè, ma se la aggiungete su Facebook, ma sai che invidia che non ci sono. Sì, a presto. Ci si vede? Ma ci manca incontrare soltanto Iron Man, l'abbiamo fatta. Oh, andiamo a prendere il potere di Odino. Levati, levati, fammi provare. Se sono degno. Sono degno. Mi sa di sì, anche se per poco, ma siamo degni ragazzi. E quindi abbiamo diritto al fumettino. Grazie. Quindi lì area privata. Guarda tanto sono belli. Qui si mangia, si mangia, mangia continuo. Un buco. Questo potremmo scambiarlo, ce ne abbiamo un altro, dai, ottimo. Ti ho visto in TV. Il Carriage non è un gioco per milionari e per la gente. E può ancora essere. Ora concentrati e pensa a ciò che conta. Con il nostro lavoro cambia. Che se stanno a metà. George, so che non ti piace lo sforzo, ma ne varrà la pena, vedrai. Vorrà controllo e guadagno. Non glielo permetteremo. Questo è il tuo momento. Con i fondi della Stark. Quindi Tony ha sganciato. Scusate se sentite rumori, ma sono i vicini che stanno spostando i mobili. Eccoti qui. Bruce. E inoltre, buongiorno dell'Immacolata a tutti voi. Ma certo, so. Che cosa c'è? Eccolo qui, Urchetto, hai visto? Solo è che stiamo ricevendo. Strane rivelazioni, ecco. Mi sa che non c'è. Il reattore non è da farsi, Una cosa brutta il reattore. Troppo presto per annunciarlo. Credi che potremmo controllare un'altra volta? I cani. Sì, certo, grazie. Scusa. Ma in tutto questo frangente che io stavo lì, davanti a loro, nessuno mi ha pescato. Io. Ecco. Sono persa, sì, solita scusa, stavo cercando il bagno. Oh, ecco il tizio. Ma mi segui? No, già questo numero. Aspetta, forse
Forse posso scambiare questo numero con quel grazie. Bambino. Grazie. Ehi, ho il numero che volevi. Fantastico. Facciamo cambio. È stato un piacere fare affari. Prenditi con te. Questo. È stato un piacere. Ora che li ho tutti, potrò accedere alla balconata via. Ciao, a presto. Andiamo. Il direttore Fury, Nick Fury. Direttore, ha considerato che il reattore dell'elivelivolo potrebbe non riuscire a contenere questo Terrigen? Non conosciamo ancora... Mi fermo subito. Saremmo andati avanti se il progetto non fosse sicuro. La Chimera offrirà sicurezza, protezione degli Avengers e dello Shield combinati. Grazie. Bruno non riuscirà a credere ai suoi occhi. Ehi, ragazzi, ma state... Oh... Perché quella cosa si attrae a noi? Tipo Venom era. Mi fai andare. Ciao, papà. Ecco l'ascensore per la tua barca. Andiamo. È garantito. Andiamo. Signori supremi dei fumetti. Barconatina Vips. E si va. Scusate se avete sentito questo rumore, è stata mia nonna che su. Neanche se ne è accorto. Comunque, inaugurare, ok, ecco K, ma bellissimo sta cosa comunque. Capitano Rogers, la chimera è alimentata da un nuovo minerale, il Terrigen. 3 anni fa ho trovato... Sì, ma Iron Man? Rogers, sì, nella baia di Santa. Dopo ulteriori test è risultato chiaro che questo minerale... Eccolo, il buon vecchio Tony Stark. Bella borsa. Dai, ecco la sua bella entrata di scena, come al solito, ecco qua. Yeah. Che è successo? Dai, oh, finalmente. Mo si picchia. Dai, su, dai, raga, dai. Picchiamo. Sembra grosso l'incidente. Non esistono incidenti. Andando a controllare. Vado subito. Dammi dietro. Preparo il quinto. Non si sa. Ok. Quindi, si combatte. Saremo Iron Man. Stavi aspettando. Dottor. Sì, ovviamente. Volevo recuperarti. Wow! Qui sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono da lì. Thor, prova ad aprire una saremo Thor. Perfetto. Via, via, via! Ci sono almeno 2 dozzine di uomini armati. Ci servono risposte. Mamma mia! Uno spettacolo. Molti, di volcano. Boom! Mazza che botta, oh! Certo che ho il power Thor comunque. Avrei dovuto fare una curazione più abbondante. Ma è rimasto lì. Comunque, questo magari è il padre di Miles. Comunque stavo dicendo che l'indicatore dei nemici, il puntatore, è un casino. Ma però. Ecco gli altri due. Boom. Stora, con chi abbiamo a che fare? Si sono presentati. Aspetta, quelle armi appartengono allo Shield. Provo a contattare il comandante Hill. Hanno scelto proprio oggi per un motivo. Guarda come rimane qui bello fuori. Finché non avremo scoperto che succede. Grazie.
Ok, insieme. Occhio, 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 ci stanno le persone. Bravo, Thor. Tu dici pure, Thor, grazie. Mamma. Voi pensate davvero... Eccolo, Tony. E che fa? E vabbè. Poi? Devo ammetterlo, quello è stato notevole. Preso? Spavaldo, mi piace. Mazza e poteri. Degli scudi. Gli scudi. E oh. Ok, facendo l'attacco pesante, gli scudi volano via. Dumbledore si muove, o meno. Wow. Ho appena ricevuto conferma. Stamattina hanno rubato un convoglio Shield. È uno di quei briti mattutini di fiori che non leggo mai? E dai, Tony, sono importanti. Ok. Ma finissimo. Grazie, Bursa. Dietro che Fury abbia tenuto la mia tecnologia migliore tutta insieme. Quei razzi finiranno per destabilizzare il ponte. Sì, lo so. Li ho costruiti io. Bellissimo. Mettere in sicurezza il cristallo terrigeno se dovessero colpirlo. Sono già all'opera. Il dottor Dalton sta scendendo nella stanza del reattore. Ok, l'abbiamo fatti fuori. State al riparo. Ok, quindi vuoi comprare la prima di serie B mi ha sparato. Ma non lo adoriamo per questo. Che fa? Luniraggio. Il convoglio trasporta prototipi Shield segreti. Fiori sta cercando l'elenco di carico completo. Gil! Come sta il tuo gatto? Dì a Fiori che adoro farmi sparare addosso con le mie stesse armi. Vi terremo aggiornati, e gusta bene. Io non lo sapevo che stessi ancora ascoltando. Mi aspettavo che questi fiori si fossero dati alla fuga ormai. Ho l'impressione che non abbiamo ancora visto. Di chi è stata la brillante idea di dotare i camion Shield di torrette? No, no, niente. Ah, oh, giusto, perfetto. Via, però sono... Schiva, abbiano... schiva, schiva. Bravissimo. Ah, cacchio. Chi è stato zitto? Hanno dei carri bolsa. Dai, dei dominaggio. Uno, chi siamo, chi siamo? Cap, la nave non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza. L'autopilota della chimera è inserito. Sto partendo da solo. Servono rinforzi. Rientriamo. Negativo. Proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te. Saremo Hulk. Saremo Hulk, sì. Ragazzi. Mamma mia. Fammi vedere come si trasforma. Ah. Bello. Bello. Mamma mia, guarda la potenza. La potenza, raga, la potenza. Madonna santa, la potenza. Ok, questo pezzo mi ricorda tanto il film. Quando prese Loki. Ma se faccio così? Via! È andato. Ah, ho preso pure un pezzo di me. Corri. Non farti prendere, non farti prendere. Ok. Andiamo.
Boom! Manda la serie, mandatemi tutti a fare in culo. Ecco, voi morite. È lento urto, perché porca miseria quanto è lento rispetto all'altro. Però picchia proprio. No 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 no. Come sta andando? Quei carri stanno distruggendo il ponte. Se non li fermiamo potrebbe crollare. Brigati, bestione, non resisterà ancora a lungo. Boom, proprio così. E vabbè. E vabbè. Distruggiamo le due cose, no? Overpower poi. Cioè, tra lui e il Thor, mi giuro, non so chi è più forte. Hulk più si arrabbia e più diventa forte. Lanciagliela, ti prego, lanciagliela. Mamma mia, bravissimo. E in altri fuochi d'artiglio. Si è incazzato. Quindi ora chi tocca? A Vedova Nera, a Capitan America, ci mancano soltanto loro due da giocare. Questo per me è un pre-inizio, ci sta facendo vedere come si gioca con i vari personaggi, i poteri diversi che hanno e tutto il resto. Vediamo, vediamo. Secondo voi chi è l'Avenger più forte tra tutti? Scrivetemelo nei commenti. Io opterei per Thor, anche se amo Hulk, lo amo da morire. Iron Man l'ho cominciato ad amare grazie a Robert Downey Jr. Lui, andiamo, pam, bella mossa finale, mi è piaciuta. Ci lanciate i fumogeni, avete paura? La granata flash. Porca. Voi pensate che Capitano America con soltanto queste cose non riusciva a sconfiggere? Senti, ho affrontato ben altre cose, Mitra. Lo so, vogliono rubare la chimera. Non quello. Non ho mai visto rilevazioni simili. Arrivo il primo. No, mi serve adesso, non posso avere. Morti? Sì. Quel reattore non si stabilizzerà. La struttura molecolare del Terrigen si sta scomponendo in un gas. Qualche cosa là sotto sta inviando. Chi sta inviando il generatore? È straordinario. Ma sta crollando tutto, ma che cosa straordinaria? Ma che te fumi? Porca miseria. Doc, ti richiamo. La nave non resisterà ancora a lungo. Pam, ma pure questo è caduto. Ehi, ma dove siete usciti fuori? Vi sentite? Che sta succedendo là fuori? Muori. Avengers, rapporto! E vabbè, 3, 6, 7, 8, 9, super, quello di più. Boom! E sono finiti. Se mi sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo. Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Abbiamo una bomba. Andate a recuperarla subito. Oh, occhio, occhio, occhio. No, si è perso il papà. Bomba sonica, ecco. Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate. Diamo un'occhiata, va bene? Oh, chi è questo ragazzo? Quella si chiama Ethan. Hai molte firme per forza. Per forza di ferro. Ah, questo è Taskmaster. Ma non l'abbiamo già incontrato pure una volta in Spider-Man? Ditemi se è così, eh. Che io me lo ricordo anche in Spider-Man, raga. Prendiamo il detonatore. L'esplodente potrebbe sciogliere
Immagino. Tutto nel raggio di 20 chilometri. Cosa stiamo aspettando? Urca, bravo, mamma mia che bella presa Urca. Sorregge il ponte di Brune. Anzi, il ponte di Bridge. Io penserò al pazzo con il detonatore. Non lo so. Non lo ricordo. Vorrei tanto visitarla, New York. Quando avrò disponibilità mi piacerebbe anche fare un piccolo contest. Che ne so, magari uno di voi iscritti, se vuole, può venire anche con me. Se gli fa piacere, magari in futuro. Comunque ragazzi, intanto che... Vi dicevo... Scusate, ma ho dovuto far ripartire la registrazione e tipo per 2 secondi si è interrotta. Vi dicevo, se volete che io faccia qualche collaborazione, tanto che picchiamo Taskmaster, con altri youtuber, mi raccomando, non dovete scriverlo nei miei commenti sul mio canale, ma dovete andargli a rompere le scatole sul loro canale dicendo: ti va di fare una collaborazione con Batman, guarda, è bravo, è un bravo ragazzo, eccetera eccetera. Poi vabbè, dite voi, valutate voi se sono bravo a giocare e a farvi divertire. Intanto stiamo schivando mentre chiacchieriamo tremendamente. E vabbè, tanto che bene la scatola. Ok, cosa è, questo era voluto perché io avevo schivato. Sì. Oh, mamma mia, il botte che ci sta a prendere. Però tutto quel suo soggetto, quanto ci dispiace. Che ha? Maledizione. Via, 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 ma cos'è? Qualcosa. E vabbè. Questo è Nightwing. No, ma devi rompe le sbandole. Domani. Sì, domani sempre. Aia. È liscio. Ah. È piada Anders, chiaro. Per non dire altre cose. Il tuo balletto finisce qui. Porca. Ok. Rampino. Dai, Nightwing. Aia. Ti ha prestato il rampino Batman. Ah. Deve essere frustrato. Essere sempre un bacchetto. Il tuo obiettivo è la chimera, vero? Cosa potresti fare? Venderla al miglior offerente? Cerco qualcosa di molto più prezioso. Che sarebbe? Non voglio rovinarti la sorpresa. Va bene. Cerco la gente, arrivo, mamma mia, le botte che c'è, sta qui a Taskmaster, sta qui a le botte. Aio, aio, aio. Oh, sto a morire, no? Andiamo a far fuori una rippa del genere, dai, dai, raga. Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi. Ti arrendi? Aio. Non se ne parla! Allora, a cosa hanno fondato le tue indagini? So che non sei il cervello dietro l'attacco e che questo punto è diversificato. E ora non mi vedi più. Codarda. Perché? Mi piacciono le sorprese. Addio. Mamma mia, che botta! Che botta! Ok, abbiamo disattivato la bomba. Avevi previsto anche questo, eh? Pensavi di aver vinto. Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno, Rob. Il mondo si ricorderà di questo giorno. Il giorno in cui loro e noi fallirono. Fallito una cosa, non è successo niente, abbiamo sventato tutto.
tranne Cap che non ci ha detto più che cosa sta succedendo. Porca vacca. La città collassa. Maledizione, una trappola. No. Steve, puoi sentirmi? C'è una trappola. Subito. Dai, l'hai ritrovato il papà. Dai, scappate voi. Ma andate a salvare un attimino Capitano America. Capitano America, raga? No. Non è possibile che è morto, dai. Cioè, se no abbiamo la locandina del gioco, ma che non c'è stava lui al centro pure. Sono già passati 5 anni. Gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata, causando... Non è stata colpa loro. Mai viste prima. Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia. È morto di tutto e di più. Sono morti, e molti altri portano ancora le cicatrici di quello che oggi conosciamo come Heyday. Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi. Quindi alcuni hanno pure dei poteri. Senza alcuna cura, la malattia si è diffusa in tutto il paese. Cura. E mentre si dicono che è una malattia, gli Avengers promettevano di sistemare la situazione, la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era. Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetti. Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos, molti dormienti e non identificati. Quindi le ripeto la domanda, dottor Banner. Gli Avengers sono un pericolo per la società? Ma che cazzo ha fatto, Bruce? Ma che cazzo ha fatto? Dichiarati fuori legge, ma no, di eroi si sciolse. In verità molti di loro se ne erano già andati. Con la liquidazione della Stark Industries, il dottor George Tarleton, una vittima degli avvenimenti delle idee, e la IEM al posto della Stark Industries, cioè la IEM. La scienza sia la soluzione ai problemi del paese. Vorrei tanto sapere cosa è successo a Ma di sicuro lo sai che c'è successo, stavi te lui lì dentro. Non ho risposte, quindi, ma posso promettervi questo. Io userò questa mia seconda occasione per rendermi più sicuro. Tutte le cose. Ma la malattia degli inumani, i poteri vengono usati in base alle persone. Se hai dei poteri puoi scegliere se essere bravo o diventare cattivo. Non è colpa di nessuno. Io sono Phil Sheldon, in diretta per l'anniversario del... Dovevano fare più test su quegli attori. Comunque questa stanza è nerdissima, eh. Non è come la stanza mia, ma... No, non ce la farò mai diventare così. Ci deve pure essere un indizio. Questa è Kamala dopo 5 anni. Sì. Ma ciao. Copia tutto quanto. Contatto io e ora si ragiona. Contatto io. Ora si ragiona. Oh, c'è la Stark. E il papà. Hai un attimo per me, Beta? Certo. La partenza per il ritiro della moschea è tra un paio di ore. Puoi ancora raggiungere le altre all'autobus. Era oggi. Kamala, abbiamo già discusso. Il ritiro è una buona occasione per tirarti fuori da tutto questo. Respirare c'è l'aria nuova, di più ho fame di capitan Marvel. Molto delusa se non ci andrai. Hai ragione. Ci penserò. Bene. Molto bene. Facci sale il gelato, quindi facci, eh. Hai detto che raccomando. Oh, meglio ancora niente, ragazzi, solo divertimento. Ti voglio bene. È carino. Il primo amore di Tony Stark. Vabbè, Peppa il Pozzo, l'unico amore della sua vita. No. Cosa? Dai, vediamo che può essere.
Oh, giusto. Ma non può essere quella. Dai, su, è troppo lunga come password. Ciao. Però pensando alla cosa, per quanto può essere megalomane Tony Stark, infatti questa scritta, secondo me, io sono Iron Man, potrebbe starci, tanto male che va, sarebbe finito il gioco, quindi se scrive quello lì è quello. E tanto è megalomane, infatti. Io sono dentro. Ora, fermate l'entusiasmo, secondo me, dopo tutti sti cosi qua, io copierei pure tu. Brava, ottimo. Copia tutto, pure le corse. E vediamo che succede, no? Copia, copia. Almeno. Che cacchio. Ma che virus l'hanno messo nel computer? No! Madonna. Ma che pennetto USB gigante c'hai? Da quanti giga è quello? C'ha un quartier generale, Gamma? Ma... vabbè. Ho sollevato un bel vespa. Ammazza, t'hanno trovato a causa di quella cosa lì? Porca miseria, ha fatto un casino. Comunque ragazzi, nuova normalità. Noi ci fermiamo qui e nel prossimo episodio continueremo con il gameplay di Avengers. Sto bloccando la registrazione e adesso sono da voi. Allora, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi nel canale. Ragazzi, almeno supportate il canale, iscrivetevi nel canale, fatemi crescere. Se volete altri gameplay, se volete delle collaborazioni con degli youtuber, perché ricordo, con i pochi iscritti che ho, nessun youtuber grande che voi adoriate e che adoro anch'io mi può prendere in considerazione, quindi vi prego, aiutatemi a far crescere questo canale. Inoltre vi ringrazio se mi scriverete anche dei commenti e metterete dei pollicioni ben su. E vi ricordo che sabato alle ore 21 ci sarà la mia seconda live e la farò alle 9. E cercherò di mettere dei sondaggi su Instagram, mi raccomando, seguitemi su Instagram così potete anche rispondere ai sondaggi. E come al solito un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, troverete il link sotto in info box del mio Instagram. Ciao.